Lezione dedicata a Pitagora e ai Pitagorici. Pitagora è un filosofo personaggio importantissimo nella cultura occidentale. Pitagora è un filosofo, un intellettuale che lascia il segno. Le scuole pitagoriche, i seguaci di Pitagora, dunque, le scuole pitagoriche sorgeranno in tutto il Mediterraneo e saranno luoghi di cultura, di scienza, di matematica, di religione, appunto per secoli. E ci sarà anche l'egemonia pitagorica, cioè in molte aree il pensiero di Pitagora sarà egemonico, sarà dominante. La fama di Pitagora attraversa i secoli e permane duratura, forte anche dopo l'avvento di Cristo, e dunque anche con il diffondersi del cristianesimo, la filosofia di Pitagora, il mito di Pitagora sopravvive con forza. Addirittura le leggende, i racconti di Pitagora verranno contrapposti alle vicende di Gesù. Ci sarà addirittura una mitizzazione di Pitagora talmente forte da contrapporlo a Gesù. Dunque è un pilastro della cultura greca antica classica. Va bene? Pitagora e le scuole pitagoriche. Pitagora nasce nel VI secolo avanti Cristo, nasce intorno al 570 avanti Cristo e nasce a Samo. Samo è un'isola greca. Poi si trasferisce nell'Italia meridionale, nella famosissima Magna Grecia. Dunque, se la prima scuola filosofica che abbiamo visto insieme, la scuola di Mileto, e in una colonia orientale, perché Mileto è città commerciale, viva, fertile, frizzante dell'Anatolia, la seconda scuola filosofica che vedremo, quella dei pitagorici, è invece ad Occidente, in Magna Grecia. E adesso per più di un mesetto faremo un ping pong. Passeremo dall'Anatolia, dall'Oriente, alla Magna Grecia. Passeremo dunque dalle colonie orientali a quelle occidentali. In Occidente saremo a Crotone, ad esempio oggi, perché Pitagora fonda la sua scuola a Crotone, poi saremo in Campania con Parmede, andremo in Sicilia con Empedocle, dunque ci sono molti filosofi della Magna Grecia, così come ci sono tanti filosofi della Grecia orientale, Eraclito, appunto, ad esempio, Democrito. Pitagora, che nasce in un'isola greca, si trasferirà nella Magna Grecia, dove fonderà appunto a Crotone la sua celebre scuola, la scuola di Pitagora. Okay? Tant'è che vi dicevo già la scorsa lezione, gli abitanti di Crotone sono quelli pitagorici, ancora così chiamati oggi. Quando muore Pitagora, non vi è certezza, già sulla nascita 571-570 vi sono dei dubbi, e anche sulla morte vi è qualche dubbio. Si pensa intorno al 490, va bene, avanti Cristo. Dunque muore, 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 ottantenne. La stessa morte di Pitagora ci viene narrata in molti, molti modi. La più celebre, la più anche pittoresca, e la morte avvenuta per mano dei suoi avversari politici di fronte ad un campo di fave. Pitagora, fave, sapete, sono varianti dei piselli, va bene? Pitagora era un acerrimo avversario della democrazia. Pitagora sosteneva che la democrazia fosse il governo della mediocrità. La democrazia come il governo dei mediocri, dei demagoghi, il governo di coloro che infiammano le pance ma usano poco la testa.
Dunque, per Pitagora la democrazia era più che mai una forma di governo da evitare. E dunque era un teorico delle forme di governo più elitarie, quali ad esempio l'aristocrazia. I pochi uomini al governo renderanno la città onesta, la renderanno efficace, efficiente, splendente. Deve governare chi sa governare, chi ha conoscenze, chi ha sapienze. E in democrazia invece si porta al governo l'uomo mediocre, si porta al governo quello che un po' assomiglia a chi vota, oggi diremmo. Dunque, da convinto nemico della democrazia, si fa a Crotone molti nemici, ha molti sostenitori, amato, adorato, Pitagora è una star vivente, chiaro? C'è il culto di Pitagora quando era ancora vivo e Pitagora stesso crea il suo culto, poi lo racconto. Dunque era già amato, adorato da vivo, ma era altrettanto odiato da vivo, perché tutti i democratici o comunque gli avversari di quella scuola non vedevano loro che si andasse da Crotone e molte volte sono degli scontri. Sembra che uno di questi scontri tra la fazione democratica e la fazione aristocratica, tra i pitagorici e i nemici, eccetera, eccetera, in seguito anche degli sgarbi che sembra che abbia fatto appunto Pitagora, che non abbia accettato nella sua scuola un ricco aristocratico ma tracotante e borioso. L'aristocrazia ti deve insegnare che la ricchezza e la nobiltà sono delle raffinatezze e non delle tracotanze. Il bullo aristocratico è peggio, ok, del fanatico democratico. Lui sembra che a un certo punto abbia rifiutato un rampollo dell'aristocrazia in quanto boh, lo riteneva appunto borioso, pretenzioso, e questo abbia dato vita a uno sgarbo, e per questo sgarbo uno scontro. E fatto sta che viene catturato. Ma è bello vedere come viene catturato. Pitagora scappa, almeno sembra così che scappi. Tantissima dossografia su Pitagora, tantissime notizie, tantissime anche leggende, ma giunto di fronte ad un campo di fave si arresta e si fa arrestare. Perché? Perché Pitagora considerava alcuni cibi impuri. Era un vegetariano, Pitagora, Antetiano, considerava la carne, carne morta, come elemento di inquinamento dell'anima. Dunque mangiare animali era di fatto un abbruttimento dell'anima. Ma oltre alla carne vi erano alcuni altri cibi, tra cui le fave. E pur di non calpestare le fave, toccare le fave, si fa arrestare o uccidere. Questo vi racconta una cosa. Il nostro Pitagora è anche un bel fanatico. Pitagora è sicuramente un filosofo fanatico. Sapete perché altri studiosi hanno messo in mostra le fave erano proibite? Perché Pitagora soffriva di favismo, malattia ancora oggi diffusa, cioè di allergia alle fave. Chi soffre di favismo ancora oggi, se mangia le fave, può morire, perché un'allergia non leggera e può andare incontro a uno shock e morire. E il fatto che lui soffrisse di favismo lo ha portato a rendere le fave un cibo proibito per tutti. Genio, genio. Nella mia scuola nessuno mangia le fave. Ma perché, maestro, non possiamo mangiare? Perché le fave mi fanno morire. No, perché le fave corrompono l'anima, non mi fanno morire. Le fave corrompono l'anima, pertanto le fave come cibo proibito. Vi racconto sempre ai miei allievi questo episodio perché mi già fa capire di fronte a quale personaggio noi siamo, un personaggio strabordante dal punto di vista anche del carisma. Pitagora è carismatico. Fonda una scuola a Crotone che ha gli antipodi della scuola che vi ho spiegato l'ora precedente. Tanto Mileto è una scuola aperta, orizzontale, democratica con tutte le eccezioni del caso, quanto la scuola di Pitagora è invece chiusa e verticale. Vi presento questi due concetti così li contrapponete nell'orale la prossima settimana. Chiusa,
Cosa vuol dire? Vuol dire che è una setta. È una setta e si entra nella setta se vuole Pitagora. Pitagora con i suoi accoliti, io adesso interpreto solo per anzianità Pitagora, prendo 4-5 di voi, i migliori della matematica, innanzitutto, poi lo vediamo, e diventano i miei accoliti, cioè i miei seguaci preferiti. Noi, con una sorta di commissione, no? I talent, immaginatelo, i talent, no? Tu sì che vales, no? Pitagora lo mette lì intorno a una giuria e lui stabiliva a un certo punto chi potesse far parte della scuola o no. Lo decideva lui. È chiaro? E non c'era una prova solo di preparazione aperta, dunque. Lascio un test di matematica, chi supera il test. Certo, contava anche questo, ma le prove in realtà erano durissime. Le prove erano, ad esempio, non parlare per mesi. Non parlare per mesi. Non parlare vuol dire non aprire bocca, non emettere un suono, afasia. Perché per Pitagora chi sa non parlare sa ascoltare, e chi sa ascoltare può diventare filosofo. Dunque, dopo mesi di afasia, potevi sperare di entrare a far parte della scuola. È chiaro? Entra, beh, qua due o tre che stanno parlando poco sarebbero già pronte ad entrare nella scuola di Pitagora. Perché non parlare è una virtù per Pitagora. Non parli, ascolti. È chiaro? Afasia. Il solito suffisso a, che vuol dire no, non parola, no, non parlare. Non... Dopodiché c'era la castità, non fare sesso. C'era una dieta rigidissima. Non mangiare carne, che non mangiare le fave, va bene, ma mangiare poco, perché chi sa controllare la fame ha forza di volontà. Vedete che sta già venendo fuori il profilo di un guru, di un santone. Oggi Pitagora sarebbe qua, avrebbe un canale YouTube altro che il mio, avrebbe un milione di seguaci, perché direbbe a tutti cosa fare. Non mangiare, o mangia poco, perché? Perché se sai controllare la fame, sei più puro e sei più forte. Bere poco, perché se sai controllare la sete. Dormire poco, che dormire, la pigrizia, l'indolenza. Dunque delle regole rigidissime. E date tutte queste prove, alla fine sceglieva lui. Dunque potevi stargli sul culo e te ne andavi via. È chiaro? Perché la sua parola era insindacabile. Talete, Anassimandro, Anassimene, non fanno così. Arrivava a Mileto un ragazzo che amava la natura, le stelle, l'astronomia, la matematica, la fisica, entrava nella scuola ad ascoltare lezioni. Va bene? Invece qui c'era il pollice su o il pollice giù di Talete. È chiaro? Setta filosofica, sì, ma religiosa filosofica. Perché quello che spesso, se non fate filosofia, se parlate con chi non fa filosofia e non l'ha mai fatta al liceo, dunque l'unico posto in cui si fa, o non l'ha mai fatta, si può fare anche fuori, tantissimi autodidatti, e poi sono le persone anche più motivate, perché non l'avendola fatta la scoprono a 40 anni e si mettono alla studio. Chi non ha mai fatto filosofia o non ha mai conosciuto bene Pitagora, pensa che Pitagora, giustamente, il teorema di Pitagora sia il grande matematico, e lo è, ma che sia solo un grande matematico. In realtà Pitagora è un uomo religioso. Pitagora crede che l'anima sia immortale ed è un teorico, adesso l'ha spiegato tre volte, la mette lì, parola nuova per la prossima interrogazione, così abbiamo circa una decina, è un teorico nonché sostenitore, un sostenitore nonché un teorico della metempsicosi. Metempsicosi. Meta vuol dire oltre, solito esempio che vi faccio, il rugby. Fare meta vuol dire mettere la palla al di là di una riga. Metempsicosi, meta, andare oltre. Psiche vuol dire anima. E un teorico sostenitore della metempsicosi vuol dire che Pitagora crede convintamente che l'anima sopravviva alla morte del corpo. Il corpo muore, l'anima vive. Teoria che poi è fatta propria tendenzialmente dalle grandi religioni, quali il cristianesimo, l'ebraismo, il cristianesimo in ordine.
cioè l'anima è immortale, mettendosi così vuol dire, e sopravvive alla vita alla morte del corpo. Ma, e qui fate i collegamenti poi all'orale voi con le lezioni fatte sull'Oriente la scorsa settimana, ma non pensa che l'anima immortale resusciti un domani, tipica prospettiva cristiana, ma che le anime si reincarnino. Dunque crede nella reincarnazione. E l'obiettivo di un uomo in vita è rendere l'anima più pura possibile per rendere la reincarnazione la migliore possibile. Dunque la reincarnazione in un futuro corpo sarà ottima o migliore se noi rendiamo ottimo o migliore l'anima mentre noi viviamo. Dunque voi avete, è una teoria molto forte, anche molto ingombrante, ed è una teoria che divincola. Voi avete, Serena, Giulia, un'anima. E durante la vita dovete prendervene cura, perché quando il vostro corpo morirà, l'anima continuerà a vivere. E se l'avete lavata poco, sarà sporca. Se l'avete irrobustita poco, poco ginnastica, sarà debole. Dunque voi dovete prendervi cura dell'anima, purificarla. È chiaro? Questo è Pitagora, un filosofo che crede nella metempsicosi, nella reincarnazione, e l'obiettivo è purificare l'anima. Come si purifica l'anima? Attraverso l'autocontrollo, il cibo, ma poi c'è l'altro aspetto, e arriviamo al pensiero. Tutto questo è l'introduzione, vi chiedo anche queste cose, ma questo è il piacere per il piacere. Arriviamo al pensiero. O ti dico adesso inizio, mezz'ora che fa. Vabbè, andiamo al pensiero. Come si purifica l'anima? Con tutto quanto prima, ma poi con la conoscenza. Eccolo qui, la conoscenza. Ma la conoscenza è al servizio dell'anima. La conoscenza è al servizio della purificazione. La conoscenza è al servizio della reincarnazione. Non sono uno scienziato, un matematico, un filosofo, un sapiente perché voglio soltanto conoscere, ma conosco per purificare l'anima. Questo è il marchio di fabbrica di Pitagora e dei Pitagorici. E la conoscenza di cosa? Dell'universo. Torniamo al cosmo. E qual è l'archè dell'universo? Qual è il principio che governa tutte le cose? E qui il salto di astrazione è ancor più grande della scuola di Mileto, a parte Beguan Anassimandra. L'archè, il principio primo che governa il cosmo è il numero. Il numero. Sono i numeri i padroni del cosmo. Sono i numeri i principi, è il numero, poi sono tanti. Il numero è la chiave per capire l'universo. Perché il numero? Perché in natura tutto è numerabile, tutto è un ordine geometrico, il movimento è numerabile, le grandezze sono numerabili, i pesi sono numerabili, il peso è una grandezza numerabile, il movimento degli astri, il rapporto che vi è tra un tetto, il pavimento e le piglia che lo reggono il tetto. Tutto è numerabile. È numerabile la matematica, ovvio, è la numerazione per eccellenza. È numerabile l'architettura, è numerabile l'ingegneria, è numerabile l'ingegneria nautica, è numerabile la medicina, è numerabile la cucina. Tutto è numerabile il rapporto tra le persone, sì, le distanze. I rapporti tra la testa più o meno cos'è? Un settimo. A parte chi è macrocefalo, ovviamente, ma la testa più o meno è un settimo. Tutto, tutto è numerabile. È chiaro? E poiché tutto è numerabile nel cosmo, sarà il numero l'arche. Il numero è la chiave del cosmo. Quali numeri? I numeri naturali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e avanti. Ma i numeri per Pitagora sono rappresentazioni geometriche. Lo so che stavate pensando all'1, 2, 3, perché noi siamo cresciuti con i numeri arabi,
ma i numeri arabi arrivano nel mondo occidentale molto più tardivamente. Quando parliamo di numeri con Pitagora stiamo parlando di queste cose. Vediamo se magari c'è qualcuno che ha messo in rete una slide interessante. Numeri pitagorici, se no lo tiro su e li disegno io. Eccoci qua, perfetto, era evitare che qualcuno. I numeri per Pitagora sono i seguenti. Vediamoli insieme. Beh, il numero 1 innanzitutto è un punto. Il numero 1 è un solo punto, qui parte da 2. Il numero 2 sono due punti uniti i quali, questi due qua, può nascere una bella retta. La retta che passa tra due punti. Il numero 3 sono tre punti, i due del 2, più ne aggiungete uno sulla destra. Unendoli avete un bel triangolo. Il numero 4 sono quattro numeri, 2, 2, 2 più 2, faccio 2, 1, 2, più 2, 1, 2, uniti i quali faccio un quadrato e così avrò il pentagono. I numeri dunque sono rappresentazioni geometriche. Sono puntini. Dunque la matematica per Pitagora è unione, vado piano, di aritmetica e geometria, perché la matematica è l'unione indissolubile tra un numero, matematica, e una forma geometrica, geometria. Matematica e geometria, la matematica è aritmetica e geometria. L'aritmetica e la geometria insieme danno la matematica. Dunque lui è un grande matematico, ma vuol dire che è un grande conoscitore dell'aritmetica e della geometria. La matematica pitagorica è unione tra numeri, aritmetica, forme geometriche, geometrie. I numeri pari sono numeri aperti, aperti, la freccia qua, aperti. Dunque sono numeri indeterminati. Beh, se noi nostra immaginazione immaginiamo poi che il 2 e il 4 sono divisibili senza resto, sono i numeri determinati. Tutti i numeri di pari sono divisibili per 2, pertanto mi danno una cosa certa. Per Pitagora, poiché il numero pari è sempre una figura geometrica aperta, i numeri pari sono indeterminati. E i numeri dispari, che hanno invece un puntino in chiusura, sono i numeri chiusi. E si arriva sino al 10, che è questa figura qua, la tetractis. La tetractis è il numero 10, ed è il numero sacro. Perché il numero che contiene tutti i primi 10 numeri che comporranno tutti gli altri numeri, perché l'11 è 10 più 1, perché 100 sarà 10 volte 10, perché 121 sarà 12 volte 10 più 1. Dunque il numero 10 è il numero sacro perché contenendo tutti i numeri forma tutti gli altri, è il numero seminale, lo sperma numerico. È il numero seminale, cioè il numero che ingravida tutti i numeri è il 10, perché è il numero che fa gli altri numeri. E dunque voi entraste, foste entrati nella scuola di Pitagora dopo aver sopravvissuti a tutte le prove, dopo aver superato l'esame finale, vi sareste trovati Pitagora a fare una lezione e con dietro una bella tetractis incastonata, dipinta nei muri, a cui voi avreste reso omaggio. Si prega il numero 10, non si prega Zeus, ma tenete conto, si pregano i numeri, il numero 10, perché il numero 10 è il numero dell'universo, è il numero sacro. Tanto Pitagora faceva lezione sempre con una tunica bianca, perché il bianco è simbolo della purezza. Dunque aveva sempre queste tuniche, ha avuto probabilmente degli uomini e delle donne che lavavano le tuniche ogni giorno, la sua tunica nuova, pulita, linda, cristallina, come cristallina deve essere la vostra anima. Ma vi aggiungo una cosa in più, spesso faceva lezione dietro un telo bianco che veniva poi illuminato da una lanterna.
Sì, Teocrate dice, è un folle totale. Sì, perché voi, ascoltando soltanto la voce, non vi sareste distratti dall'immagine. Dunque, per far concentrare i suoi allievi su quanto diceva, parlava da dietro un telone o da dietro un sipario, così le persone ascoltavano solo quello che diceva e non si distraevano sul suo look. La barba, un turbante, questa tunica bianca, eccetera, eccetera. E in questa scuola, questo gruppo di fanatici, qualcuno sotto me dirà, Saudino, io adoro anche Pitti, io adoro un po' tutti, però così è in parte, facevano matematica tutto il giorno. E queste persone hanno prodotto quelle incredibili intuizioni, tra la più celebre della quale è chiaramente il teorema di Pitagora, perché veneravano il numero, perché il numero era la chiave per conoscere l'universo. Io conosco l'universo, purifico la mia anima, perché più sai, più tu non ti fai distrarre delle cose del mondo. Cosa direbbe Pitagora, non so, delle nostre feste, TikTok, ma chi se ne frega, probabilmente faceva i festini anche lui, non lo sappiamo queste cose. Però sicuramente era un uomo rigido, con una scuola molto molto rigida. È chiaro? La disciplina principe per purificare l'anima è la matematica. Ma i numeri si dividono in pari e dispari. E i numeri pari e dispari sono perennemente in lotta tra di loro. Dualismo. Pitagora è un dualista. Voi pensate monista il numero, ma il numero non è uno. Il numero si divide in due. I numeri pari, incompleti. I numeri dispari, completi. Dalla lotta eterna tra ciò che è completo e ciò che è incompleto, tra la lotta eterna tra il finito e l'infinito, tra il chiuso e l'aperto, vi è il divenire del mondo. Stupendo. La rispiego? Pitagora è un teorico del dualismo. Il mondo è retto dall'eterna lotta tra i numeri pari e i numeri dispari, tra i numeri pari chiusi e i numeri dispari aperti, tra i numeri pari aperti e i numeri dispari chiusi, tra i numeri pari infiniti e i numeri dispari determinati. Va bene? È una lotta eterna tra il pari e il dispari, tra l'aperto e il chiuso, tra il determinato e l'indeterminato, tra il finito e l'infinito. E questa lotta eterna genera il divenire del mondo. Il mondo diviene proprio per questa eterna lotta. È chiaro? Ma questi numeri pari o dispari hanno un significato poi anche etico e politico. L'uno è il simbolo dell'unità, dell'integrità. Va bene? Ad esempio, il 4 è simbolo della giustizia. Ci sono tanti simboli, va bene? Il 10 è il numero divino, è il numero sacro. Il 3 dovrebbe essere il numero della famiglia, un padre, una madre, un figlio. I numeri hanno poi uno simbolismo. Dunque, ci sono elementi che potete trovare nella cabala ebraica, cioè i numeri hanno delle valenze simboliche, o nella smorfia napoletana se giocate all'otto, non lo so. È per dire che i numeri hanno una valenza simbolica al di là della valenza aritmetica, geometrica. È chiaro? La seconda disciplina per purificare l'anima è una disciplina che è fatta di numeri, che è fatta di rapporti numerici e della musica. Perché suonare la lira, la cetra, il flauto, significava conoscere gli accordi. Ma cosa sono gli accordi se non proporzioni geometriche? Voi se una corda la picchiettate in un punto o in un altro, emana un suono diverso. Dunque c'è un rapporto numerico in matematica e in musica. C'è un rapporto numerico, cioè aritmetico e geometrico. Il musicista è un matematico. Il musicista quando suona è un matematico perché produce attraverso le conoscenze matematiche, cioè aritmetiche e geometriche, suoni e suoni armoniosi. E la musica armoniosa ti porta l'anima verso la purificazione. E dunque fare matematica e suonare, fare matematica e ascoltare musica porta l'anima alla purificazione. Aggiungeteci il mangiare poco, il bere poco, non mangiare la carne, stare in silenzio. Ecco come funzionava la vita nella scuola pitagorica, una vita dedita alle scienze. A Pitagora dobbiamo però la nascita della matematica.
nasce la matematica. La matematica è armonia, la musica è armonia, la matematica è bella. È bella perché è fatta di proporzionalità. Che spot sto facendo per l'adotto qua, veramente. La matematica è bella perché è proporzionale, perché è armonica. È chiaro? L'universo, e vado in chiusura, è matematico. Perché è fatto di pianeti, di cieli, di stelle. E sono tutti in un ordine matematico, cioè aritmetico-geometrico. I numeri sono naturali, gli opposti si scontrano, ma producono armonia, pari impari. L'equilibrio si chiama pari impari, segnatelo. Pari impari è il risultato della lotta eterna tra il pari e il dispari. Tra il pari e l'impari, scontro, dualismo, vi è un equilibrio, un'armonia che si chiama pari impari. Dunque c'è un'opposizione cosmica finito infinito. Limitato, illimitato, dispari, pari, destra, sinistra, maschio, femmina. Il maschio sarà pari o dispari? Dispari, perché è il numero superiore, ovviamente, il maschilismo. La luce e le tenebre. La luce saranno, perché il dispari è chiuso e completo, il maschio è completo, la femmina è incompleta. È chiaro? Dunque gli aspetti positivi, la luce, completezza, maschio, dispari. Invece incompletezza, pari, femmina, caos, oscurità. È un dualismo tipico anche di una religione orientale che si chiama manicheismo. Chiudo con due riflessioni. La prima, a un certo punto c'è la crisi del modello aritmetico-matematico di Pitagora. Perché c'è una crisi? Perché il pitagorismo si fonda sull'idea che i numeri siano naturali, 1, 2, 3, 4, 5, e abbiano forme geometriche. Ma a un certo punto ci racconta, no, i dossografi ci raccontano degli aneddoti, che un suo allievo, un tal Ippaso di Metaponto, si presenti a lezione o che diffonda ad altri pitagorici questo problema. Ma il 4, che è il quadrato, posso dividerlo in due triangoli, è vero? La linea, il segmento che divide è la diagonale. Ma la diagonale di quel numero, di quel quadrato, che valore ha? Non ha più un valore naturale. Perché la radice quadrata di 2. Ma la radice quadrata di 2 non è più un numero naturale, ma rientriamo nei numeri frazionali, numeri irrazionali, è vero? Razionali. Vabbè, sembra che Pitagora lo faccia buttare giù da una rupe e lo uccida, lo fa uccidere. Perché? Perché Ippaso di Metaponto A non ne ha parlato prima con Pitagora, fa uccidere Ippaso, e B con questa rivelazione manda in crisi la scuola. È chiaro? Pitagora infatti parla di matematica per volere degli dèi. Lui si presentava così: io insegno matematica per conto degli dèi. E il primo Ippaso di Metaponto viene qua, mi fa la figura del cioccolataio, mi viene a dire che la diagonale di un quadrato di lato 1 è la radice quadrata di 2? Può un tale Ippaso? No. E dunque è lesa maestà, l'ipse dixit, lo dice Pitagora. Se dice Pitagora è vero, la filosofia non è così, La filosofia distrugge l'ipse dixit, perché se qualcuno dice qualcosa di diverso e magari è vero o comunque è critico, deve essere preso per portare avanti la ricerca. Ma Pitagora in questo è legato a un sapere sacerdotale, più che un filosofo, è un filosofo sacerdote o un sacerdote filosofo. Questo è Pitagora. Tra proprio l'ultimissimo flash, tra i suoi seguaci, tra i suoi persecutori, ci sono tanti astronomi, e vorrei ricordarne uno.
Tra i seguaci di Pitagora nel terzo secolo a.C., dunque secoli dopo, emergerà in una scuola pitagorica la figura di Aristarco di Samo, della stessa isola. Aristarco di Samo è uno dei primi filosofi astronomi che ipotizzerà l'eliocentrismo, perché dice l'universo avrà una forma circolare, ellittica, sta ragionando. Beh, però se questa forma è così, il Sole è uno dei fuochi dell'universo. Non solo perché è fuoco, ma perché intorno ruota. Dunque Aristarco di Samo sarà uno dei primi eliocentristi, eliocentristi. Ed è una cosa importante questa, dunque Aristarco di Samo. Alcuni pitagorici avevano prima di lui sostenuto la sfericità dei pianeti e, ed ho proprio finito, alcuni avevano immaginato, poiché 10 è il numero perfetto, che i pianeti, Sole, pianeti di questo sistema dovevano essere 10, ma ne contavano 9. Allora forse può esistere qualcosa che non vediamo. E sappiamo che così può esistere. E inventano l'antiterra. Per far tornare il numero dei pianeti del sistema solare a 10, dicono: ma sono 10, solo che c'è anche della materia che non è visibile. Oggi sono più sull'antimateria, ci sono, e dicono esiste l'antiterra, c'è un pianeta fatto di una materia non visibile all'occhio umano.